Salve a tutti amici, benvenuti in un nuovo episodio dedicato alla carriera natatoria con il nostro Brighton. Così utilizziamo anche gli accenti inglesi con i nostri seagulls, sperando che i professori siano contenti della pronuncia, vero Link? Mannaggia la miseria. Ciao ragazzi, benvenuti, sono carico per un nuovo video. Non vi spoilerò quello che è successo nello scorso episodio, quindi andatelo a recuperare. Andate a recuperare anche tutti gli altri video perché li trovate sul canale. Io li ho registrati, ho lavorato per quei video, andateli a recuperare. No, ma oggi abbiamo Fulham. Occhio, perché il Fulham, ragazzi, ridendo e scherzando, da anche sempre moribondo, ridendo e scherzando il Fulham, comunque, un punto sotto di noi. Non possiamo prenderli in giro, non possiamo deriderli, questi giocatori. Poi abbiamo questa squadra, il Tottenham, l'Everton, l'Ajax. Cioè, questo episodio qui è da mani nei capelli, se ne avessi ancora. Ne ho pochissimi, quindi eviterei di metterli così non mi cascano gli altri. Ho cambiato i numeri di maglia, ho messo la 10 al nostro eroe Sudakov. Mi avete detto di cambiare le impostazioni dei portieri in modo da provare ad avere qualcosina di più. Ci possiamo provare, ma credo che anche mettendoli a 100 le cose non cambierebbero. Per il momento facciamo 55 e 55 anche per il facciamo. Perché secondo me i portieri avversari parano di più, ragazzi. Proviamo a fare 53 per i portieri avversari, così. Per il resto niente, io mi metterei le cuffiette perché appunto abbiamo la partita contro il Fulham. Mamma mia che squadra, ragazzi. Ma che Fulham è stato costruito. Spettacolare. Mi spaventa un po' quel paligna lì, proprio su Sudakov barra Insiso. Ma perché mi sento ad Ingra oggi? Mi sento ad Ingra! E poi Pedro, perché Pedro è Pedro. Ecco, mi sembra di essere stato anche abbastanza chiaro. Purtroppo, ragazzi, voi mi dite: portati Milner, portati Lallana. Io, raga, me lo porto pure. Però posso dirvi la verità: mi scoccia farlo. Mi scoccia perché io capisco che siano giocatori importanti, giocatori esperti, che meritano magari altre opportunità. Nel frattempo andiamo in campo sempre sul pezzo. E forza, Brighton. Però la panchina corta, porca miseria. Se fosse lunga mi farei meno problemi. Pedro, porca miseria, ecco, vedete Paligna subito come ti viene attaccato al sederino, Che ti dà fastidio, perché Igor, capitano, scusatemi, mi sono sbagliato, non me ne ero accorto, Igor, te denuncio per... Ma cosa fai ad Ingra? Te tolgo subito, istantaneamente. Igor denunciato per appropriamento di fascia illecita. Occhio ad Ingra perché se n'è andato molto bene. Bravo ad Ingra. Ah, Pedro, quando vuoi tornare dal fuorigioco? Stupido io che te l'ho data, ma torna indietro. Ma Paligna sta a fare il mediano o il trequartista? The Cordova Raid. Buona parata di Verbruggen. Ah! Estupignan! Ma come fa là fuori? Estupi! Ma come fuori? Non ci posso credere. Adesso De Zerbi mi studierà, Pedro. Però c'è da studiare parecchio qua, Però c'è da studiare parecchio, perché come gioco io non gioca nessuno. Ma è deserbismo o è menzolinismo? Ad Ingra! Fiducia da titolare! Ripaga così! Con un gol incredibile, ma che azione abbiamo fatto? Che bello! Che bello! Che bello! Che bello! Occhio... come cazzo... Ma Verbrugo! Madonna me... The Cordova Raid mi ha letteralmente bruciato... Ogni singolo giocatore della difesa. Occhio Wilson. Ah, ma ancora Verbruggen. Oh, Gimenez non ha visto la palla oggi. Non l'ha vista. Mister, come ha fatta la palla? Gimenez è quella tonda. Mister, non la vedo, mister. Te devi levare Inacio dalle balle. Niente, mi sei incartato Mitoma. È passato lo stesso Mitoma. Pedro. Leno. Mi fa mettere McAllister. Rottura della quinta vertebra cervicale. È bello perché lui comunque morente dà per sicurezza un'occhiata al pallone. Mamma mia, Leno, poveraccio. Oh. Ah, bello mio. Ok, non lo batto. Mitoma. Ce l'hai, Mito? Non ce l'ha, Mito. Non ce l'ha. Milner al posto di Nasio. Hai esagerato. Bravo, Inacio. Ha preso anche questa. No, devo cambiare Stupignan. Devo cambiare Stupignan. Bravo, Inacio, ancora! Ancora! Dentro Milner. Oddio! Robert Wan!
Robert One! Leno! Bravo Milner! Occhio a Muriel, la mette nel mezzo. Cioè, Igor aveva già fatto una... Cosa fai, Sudakov? Detacco? Fallo, giusto? Non me la sento di togliere Viffer. Non me la sento. Fuori Sudakov, dentro Zambrano. Va bene, fuori ad Ingra, dentro March. Bravo, Zambra! Zambrano! Piano, Zambra! Bravo, Zambra! Bravo. Attenzione, il nuovo trequartista. Zambrano. Sarebbe finita, dice Igor. Sarebbe finita. Vinciamo 1-0, ragazzi. 1-0. Tre parate degne di Verbruggen. Una linea difensiva per il resto ottima. È una vittoria super bella. Ad Ingra migliore in campo. Vabbè, ci posso sta. Migliore in campo Verbruggen. Yes, raga. Yes, boys. Ci siamo. In campionato stiamo veramente, ma veramente facendo molto, molto bene. Premier League, classifica. Siamo terzi a un punto dal Newcastle, ma la cosa importante era quella, chiaramente, di allungare sul Fulham. E questo l'abbiamo fatto. Abbiamo 20 punti, ce la stiamo giocando. Mamma mia, ragazzi. Cioè, voi vi rendete conto che siamo a 3 punti dalla settima in classifica? In questo momento siamo terzi. Abbiamo gli ottavi di Carabao contro il Tottenham. Oggi, ragazzi, per quanto la Carabao possa essere comunque una competizione che dovrebbe interessarci, io ho bisogno di fare dei cambi. Quindi oggi Ferguson, sicuramente inciso. Dunk! A Dunk! Te ripigli, Dunk mio? Che ti è successo? Titolarissimo Zambrano oggi. Mi porta dietro pure l'Allana. Cioè, abbiamo 3 o 4 giocatori con una velocità abbastanza bassa. Dopo rivediamo il piano di allenamento. Però... Oh, raga, si è contro il Tottenham. Cioè, fammo quello che dobbiamo fare. Andiamo! Andiamo a volare verso questo match. Brighton-Tottenham. False Seagulls. Bella la maglietta del Tottenham, mi piace. Generica, ma molto bella. Ma no, ma entrano in campo con questa maglietta i ragazzi, i ragazzi del Tottenham. I ragazzi degli Spurs. Ma dai, ma che spettacolo, ragazzi, della EA. Veramente complimenti. Ma poi che bello è pagare i diritti, no? Comprare i diritti e poi mettergli la magliettina generica. Il pigiamino generico del Tottenham. Bello, bravi ragazzi, dai. Ci piace, ottimo lavoro, veramente, anche quest'anno. Oh, porca miseria. E dammi sta palla, bravo McAllister. Occhio Kiergaard. Prova a rivedere. Porca puttana. Ops, scusate. Che legna. Occhio Kiergaard, dammi. Igor, che chiusura. Poi Barco, bravissimo. Possiamo andare con lui. Occhio a Barco, perché corre. Lui corre, non sa di star correndo, ma lui corre. 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 Chi c'ha in mezzo? Ma vaff... No! Non passi da Igor! Accompagna adesso Milner. Eccolo servito. Milner torna da Ansu Fati. Palla perfetta. Al centro Ferguson. No! È bella! Porca miseria! Ok, bravo Zambrano. Serve Mitoma. È da solo però, ragazzi. A me non mi piace come si muove Ferguson. Non mi piace per niente. No, non mi dà né il punto di riferimento là davanti, né mi dà la giusta fisicità. Non sto capendo se sto sbagliando io. Bravo Barco. Va bene Barco, va bene. Personalità Barco, ragazzi. Tra l'altro è un giocatore del Tottenham, Barco. Occhio Porro, passa dalle parti di McAllister. Occhio al centro, ragazzi. Andate a chiudere quella marcatura. Verbruggen ha parato senza sapere di aver parato, credo. Credo che lui non sappia di aver fatto questa parata. Stava dormendo. Ehi là, bravo Ferguson a prendersi sto fallo. Ha ammonito il calciatore generico con la Secondo me l'hanno fatta un po' di fuori con sta storia della visuale dell'arbitro. È un fallo, ma non è un fallo da rosso, ragazzi, questo, dai, per l'amor del cielo. Meglio così, però c'è Ferguson che non mi sta convincendo per niente. Io toglierei Barco. Toglierei Barco perché ha bisogno di recuperare. Andiamo con Sugawara. Dai che il Tottenham è uno in meno, ragazzi. È inciso. Palla per Mitoma. Col mancino. Palla fuori. Dentro la lana per inciso. Lo sto facendo veramente. Occhio a Son. Verbruggen in calcio d'angolo. Siamo al 75esimo. 0-0 ancora. Devo ammettere che io non ricordo una parata di Lloris. Giusto una.
Giusto uno, attenzione a Madison. Dammi sta palla, bravo Sugawara. Igor la mette fuori. Mitoma prova ad allungare. Van de Ven la controlla. Igor ancora l'allana. Bravo Joao Pedro per Ansu Fati. Possiamo proseguire. Lalla, 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 la, dove? La, la, lalana, 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 proprio loro, proprio lui volevo dire, proprio, proprio lalana. Signori, li stiamo facendo giocare tutti questi ragazzi, Adam. Oh, raga, Igor è buono comunque, posso dire? Sul gioco è buono, in realtà non molto. Occhio al Tottenham, occhio! Eccolo il pareggio di Heung-min Son all'89esimo. Con questi gol che non apprezzo particolarmente. Non sono gol di una bella fattura, diciamo. Una bella legna, per carità, però... Vedete il movimento che fa McAllister? È un movimento che è un movimento non naturale. Cioè, è un movimento che... Guarda, da qua si vede bene. Vedete che si allontana. Ma si allontana perché si allontana? Perché è il gioco che vuole che si allontani. Mi sembra abbastanza chiaro. Perché non ci sono i presupposti per un movimento del genere di McAllister, no? Guardate. McAllister è su Son. Sì. Il Tottenham fa girare il pallone. Benissimo. Qua c'è Igor. Qua c'è Igor. Perché McAllister fa quel movimento lì che non ha senso? Resta in posizione. Sei già su Son. Sei già su Son. Spazio, tiro e Verbruggen che si tuffa all'indietro. Capite? Questo è perché non mi piacciono molto questi gol presi. Però fa lo stesso. Il Tottenham si meritava un gol, nonostante l'uomo in meno, si meritava di proseguire questa partita. No, Lalla! No, Lalla! Madonna, come festeggia Lloris. Milner, dove c'è? Vafferotto! Ha parato anche questa. Emozioni a mille! Emozioni a mille in questo Brighton-Tottenham, signori. Cosa? A Milner. Che te devo dire, Milner mio? Ah, però, Milner. Non volevo tirarla lì. Madison contro Verbruggen. Ah, mi sono tuffato, Verbruggen! Facci un po'. Il tuffo in ritardo, no, eh? Ansu Fati. Su Fati spiazzato Lloris. Dier contro Verbruggen. Verbruggen! Parata. Joao Pedro. Pedro, 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 Pe. Andiamo! Tutta la squadra unita per un unico intento. Il Brighton batte il Tottenham grazie a Milner e Lallana. Tutti resi partecipi. Siamo una squadra. Anzi, non siamo una squadra, siamo la squadra. Tutti uniti. Battiamo il Tottenham ai rigori e passiamo il turno al turno successivo, i quarti. Grazie al gol di Adam Lallana, che segna anche il rigore decisivo. Milner 7,4, Lallana 7,8. Ma quindi chi è il migliore, mi scusi? Heung-min il migliore? Ah beh, va bene, va bene, va bene. Andiamo a farci un'intervista post partita. Cerchiamo di alzare il molare, dai, a questo molare. Di Milner o Lallana che sia. Dai, una domandina su Lallana? Son è... No, chi se ne frega di Son? Chi se ne frega di Son? Mannaggia vostra! Mannaggia. Allora, scusatemi, ma prima di avanzare io ho bisogno di dare un programma di allenamento a Dunk, perché questo ragazzo se no non si ripiglia più, cioè specifico per l'energia. Ah, Dunk! Salve mister, volevo parlare un secondo. Come saprà, mi trovo benissimo in questa squadra. Vorrei dunque restare qui anche in futuro. Ho il contratto di scadenza. Crede che ci sia la possibilità di discutere sul rinnovo? Milner mio. Però ragazzi, non si può così, Io ci metto tutta la mia buona volontà, ma ritiro al termine della stagione. Hai deciso tu di ritirarti, non posso far nulla. Mi farete diventare matto. Abbiamo una partita contro l'Everton. Andiamo a vedere sta squadraccia. Relazione prepartita. Vabbè, è lo stesso modulo che aveva il Fulham.
Mamma mia, Coleman ancora. Occhio a Mykolenko, giocatore da tenere d'occhio. Danjuma, Madele, Doucouré, Andre Gomes, McNeil. Squadra intrigante. Squadra molto, molto intrigante. Io vi dico la verità. Dunk? Ma adesso un Milner è molto più utile, perché chiaramente avendo la squadra stanca ci può dare più copertura. Andiamo in campo così dunque, sempre sul pezzo. Forza Brighton. Goodison Park pronto ad accogliere questo big, big match. Perché l'Everton è lì dietro, ragazzi. I due mister che si parlano. Schiaffone come sempre di De Zerbi. E si va. Mitoma. E Stupignan la mette nel mezzo. Dove c'è Sudakov che colpisce? Di testa impegna Pickford. Che deve effettivamente compiere un vero e proprio miracolo. Robertone nella battuta del calcio d'angolo. Dove c'è Mitoma che colpisce ancora Pickford. Sudakov la rimette nel mezzo. Tarkovsky. Occhio da Dingra. Perché può provarci col destro al giro. Di esterno. Una trivellata clamorosa. Ancora Pickford, che nei primi 10 minuti ha già dovuto sfornare tre miracoli clamorosi. Occhio a Sudakov. Ancora Pickford. 4 parate in 10 minuti. Bravo Igor. Ci sta. Ci sta. È stato bravo. Non ho visto chi fosse Danjuma, forse, a mettere il corpo davanti. A mia discolpa posso dire che speravo non facesse la scivolata da quel lato, ma dall'altro, ok? Quindi io speravo si stendesse sul lato sinistro in modo da chiudergli un eventuale passaggio per Dele. Non pensavo che gli prendesse... Vabbè, raga, è andata così. Danjuma contro Verbruggen. Ah, però. Verbruggen, ci dobbiamo muovere prima, eh? Questo lo pariamo. Ci sono andato! Perché ti blocchi? L'avevo presa. L'avevo presa. Guardate che non ci va subito. Guardate che non ci va subito sto vegliacco. Va bene. È avanti l'Everton. Nonostante una grande partenza. Va là! Però. Bravo Roberto. Moder. Sudakov. S'appoggia a Mitoma. Che punta. Prova ad andarsene. Non c'è spazio. Stupignan fino in fondo, la mette nel mezzo. Dove arriva Dingra che colpisce? Ma colpisce alto. Madonna, mi fa già togliere Moder. Non è apprezzato il giocatore polacco? Occhio Danjuma. Contro Inacio. Centralmente Igor. Prova a bloccare. Forse McNeil, non ho visto chi fosse. Dele Alli impegna Verbruggen. Ah, siamo un po' in difficoltà, ragazzi. Siamo un po' più di un difficoltà. Danjuma, Verbruggen. Gran parata. E poi Stupignan la mette fuori. Non lo so. Non sono convinto. Fuori Sudakov. Dentro Ferguson. E stiamo così. Mitoma. Pedro. Ferguson si gira il destro. Para Pickford in due tempi. Bravo Ferguson. Madonna santa. Allora. Fuori Moder. Andiamo con Milner. Fuori Dingra, andiamo con Ansu Fati. Mitoma mi è stanco. Deve giocare. Però non posso toglierlo. Occhio Stupignan. Guarda il centro. Mamma mia, ragazzi, quanti palloni sbagliati oggi. Oggi veramente assenza totale di lucidità. Assenza totale di lucidità. Bravo Igor. C'è tempo? Non c'è tempo. Sconfitta per 1-0. Vince l'Everton. Mi pesa parecchio perché eravamo pareti forte. Poi veramente sono stati quei 10 minuti di up totale. E dopo poca roba, super imprecisi. Ci sta, perché veramente stiamo facendo tante partite a livelli molto molto alti. Però mi scoccia sempre. Ve lo posso dire, ogni volta che perdo mi tira il culo. Abbiamo l'Ajax. Dicevo, speravo che quella sconfitta in Premier sia sintomo di una buona prestazione in Europa League. Adesso l'Everton ci ha superato. E vabbè, ragazzi, che dobbiamo fare? Si può anche perdere. Si può anche perdere. Ora, questa è la situazione di classifica in Europa League. Cioè, con tutto il bene, contro l'Ajax non si può scazzare il risultato. Mamma mia, che bella squadra che c'ha l'Ajax. Santo cielo, santo. Vabbè, Dunk non può giocare. Igor. Giochiamo con McAllister oggi. Signori, questa è la formazione titolare. Fiducia in siso quest'oggi. Andiamo in campo con questa bruttissima maglietta. Non mi piace per niente. Sempre sul pezzo. Forza Brighton. Serve la partita perfetta? Se, anche se contro quest'Ajax è difficile fare la partita perfetta.
Ci vuole una partita di cuore, di voglia, di spirito. Quello che abbiamo dimostrato in più di un frangente, quindi facciamo la nostra partita. Ecco, magari se già questo contrasto te lo portavi a casa, Stupinian era meglio. Bravo Inacio, va bene. Bravo Mitoma, bellissima questa apertura per Ansu Fati, che può correre. Ansu Fati è più veloce. Ansu Fati ci prova con la... destro, rulle sul primo palo. Dobbiamo sfruttarlo sicuramente Ansu Fati su quella fascia. Occhio perché la palla resta lì, Mitoma. Prova ad andarsene. Lo fa con maestria. Ancora McAllister. Per Ansu Fati. Ansu Fati porta il vantaggio i Seagulls. Andiamo con un gollone alla Riccardo Quaresma. Un trivellone clamoroso. Come se n'era andato Mitoma, ragazzi. Bravo McAllister è di un'intelligenza clamorosa. Bellissimo questo destro a giro di Ansu Fati. Niente da fare per Rulli. Cos'è questo? Un gol alla Mitoma? Non ci credo. Non ci credo. Era un gol alla Mitoma questo. Questo era un gol alla Mitoma di quanto poco è uscita sta palla. C'era Rulli. No. Bravo Inacio. Pensavo di avesse saltato, ma Inacio non lo puoi mai saltare. No, bravo Verbruggen questa volta. Su deviazione proprio di Inacio. Non ho ancora capito perché i due centrali si siano cambiati di posizione, ma ce ne faremo una ragione. Mamma mia, Van de Boomen. Palla larga di poco. Io sono talmente concentrato, raga, che a volte faccio veramente fatica a commentare. Bella. Bellissima. Ma va, scurzè, Stupinian. Non era semplice, chiede scusa, ci sta. Bravo McAllister, occhio perché l'ha lasciata lì, Berguis. Ancora McAllister e Verbruggen. Allora, c'è un po' di difficoltà nel centrocampo. Fuori Robertone, andiamo con Dahoud. Fuori Enciso, dentro Sudakov. Dopo, per il momento Ferguson non lo metto in campo. Poi dopo, finita sta barretta, facciamo anche un discorsino su Ferguson. Mamma Verbruck. Questo è un gran miracolo. Questa è una gran parata. Occhio a Mitoma perché se ne va. Come solo lui sa fare. Pedro. Lamptey. T'appoggia dietro dove c'è Ansu Fati per la doppietta. Rulli. Adesso lo faccio il cambio. Ferguson. Sugawara. C'è! Waffer! Waffer! Oh, questo è stata proprio una risultanza di liberazione. Waffer! Con il primo gol! Tra l'altro incredibile, un ex Feyenoord che purga i lancieri. Voi e il vostro brontolo nello stemma. Che, guardate che incornata che fa Waffer con uno che gli ficca il gomito in testa. Chi è? Tahirovic. Suka Tahirovic. Sì. Che bravi, ragazzi. Che bravi. Stupinian passa dal centro. Dove c'è Ferguson? Ferguson lo fa scorrere il destro a giro. Medic viene colpito da questo tentativo dell'attaccante dell'Irlanda. Waffer. Sugawara. Sudakov per Adingra! E sono tre! Adingra! È Adingra. Ma sì che è Adingra. Guardate che bella palla di Sudakov. Oppela! Dovrebbe essere assist di Sudakov. Tutto buonissimo. Tutto buonissimo. Rulli un po' lento forse nella reazione. Finisce qui, raga. C'era bisogno di questi tre punti. E i ragazzi l'hanno capito. E hanno fatto una prestazione, come vi dicevo all'inizio, quasi perfetta. Allora, devo ammettere che è il migliore in campo questo signore qua. Questo signore qui. Lui ha fatto una partita effettivamente perfetta. Molto, molto bravo anche Verbruggen. Tanta roba. Tanta, tanta roba. Ora, da valutare sempre quello spostamento di slide che abbiamo fatto. Però, nello scorso episodio mi consigliavate di metterlo a 65. L'ho spostato a 55. Ho aumentato anche quella del computer. Secondo me oggi è andata bene nel complesso, perché... a parte questa partita sono stati tutti risultati sempre in bilico. Prima viene la squadra. Ecco quello che voglio portare
dall'episodio di oggi. Il mio obiettivo è vincere, per raggiungerlo metto sempre la squadra al primo posto. Tutti sono utili per la causa e l'abbiamo dimostrato quest'oggi. Avrei fatto giocare volentieri anche Dunk, ma chi lo sa, forse giocherà nel prossimo episodio. Sì, Dunk nel prossimo episodio giocherà. E il prossimo episodio lo apriremo con Sheffield, Nottingham Forest e KT Atene. Madonna santa dicembre. Prima di chiudere vi volevo parlare di Ferguson, ragazzi, perché per me in questo momento João Pedro è il titolare. La Ferguson è un problema? Perché non mi sta convincendo più di tanto, devo ammettere. Per il momento siamo messi così. A statistiche. 7 gol Pedro P. Ferguson non mi fa impazzire in game, però può un attaccante di 19 anni essendo al 5 di overall essere un problema? Secondo me Ferguson non è un problema. Però è altrettanto vero, scusate, che io a gennaio un altro attaccante lo vorrei trovare, che mi dia ancora più possibilità. E questo Abdallah Sima può darmi caratteristiche che cerco, perché mi può dare fisicità un po' le stesse di Ferguson, come potete vedere. Però guardate che dati di accelerazione e movimento. Abbastanza peggiore, se si può dire così, nelle statistiche tecniche. Però, se no, lo stesso Undav è sicuramente un attaccante un pochettino più esperto. A questo punto, signori, direi che ci possiamo salutare. Le cose stanno andando bene. Sono molto contento. E spero vi stiate divertendo. Signori, vi lascio con la classifica. Siamo sesti. Può capitare, ma la classifica di Europa ci sorride un pochettino di più a sto giro, eh? Perché ce la stiamo ufficialmente giocando con l'Olympique Marsiglia. Ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti, ragazzi.